L'esperienza di premorte. È un viaggio che pochi hanno intrapreso e ancora meno hanno raccontato. Tuttavia, coloro che sono tornati dal confine, tra la vita e la morte, hanno descritto un'esperienza che va oltre ogni immaginazione. Una sensazione di pace, di calma e di serenità che non può essere descritta con le parole. È come se il tempo si fermasse e tutto ciò che è stato importante nella vita diventasse insignificante. Benvenuti su Proconto, il canale YouTube dove troverete video interessanti e curiosi su vari argomenti. Qui potrete scoprire i pro e i contro di diverse scelte, ma anche ascoltare strane storie realmente accadute che vi lasceranno a bocca aperta. Allora, trovate un posto comodo perché si inizia. Oggi vi voglio raccontare la storia di Jeffrey Olsen, un uomo che ha vissuto una delle esperienze di premorte più incredibili e documentate al mondo. La sua testimonianza è una fonte di ispirazione e di speranza per tutti coloro che si interrogano sul mistero della vita e della morte. Nel 2022, Jeffrey era un padre di famiglia felice e un imprenditore di successo. Ma la sua vita cambiò radicalmente quando ebbe un terribile incidente stradale mentre tornava da una vacanza con la moglie e i due figli. La sua auto fu colpita da un camion e si schiantò contro il guardrail. Jeffrey perse la moglie e il figlio più piccolo, mentre lui e il figlio maggiore rimasero gravemente feriti. Jeffrey fu portato d'urgenza in ospedale, dove entrò in coma. I medici gli diagnosticarono una frattura al cranio, una lesione al midollo spinale, una perforazione al polmone e diverse fratture alle gambe. Le sue condizioni erano critiche e le sue possibilità di sopravvivenza erano minime. Ma Jeffrey non era solo. Durante il coma, Jeffrey ebbe una esperienza di premorte che gli cambiò la vita. Jeffrey racconta di aver visto il suo corpo dall'alto, mentre i medici e le infermiere cercavano di rianimarlo. Vide anche una ragazza bionda che piangeva accanto al suo letto, che poi scoprì essere una sua amica che era venuta a trovarlo. Vide anche un'infermiera che aveva rovesciato il carrellino delle medicazioni, creando un gran casino. Ma quello che lo colpì di più fu la sensazione di pace e di amore che provò. Si sentì avvolto da una luce calda e accogliente, che lo portò in un luogo meraviglioso, dove incontrò la sua moglie e il suo figlio defunti. Loro gli dissero che lo amavano e che doveva tornare indietro, perché aveva ancora una missione da compiere. Gli dissero anche che il loro figlio maggiore, che era sopravvissuto all'incidente, aveva bisogno di lui. Jeffrey non voleva lasciare la sua famiglia, ma capì che doveva obbedire. Così, tornò nel suo corpo e si risvegliò dal coma. Fu un miracolo, perché i medici non si aspettavano che si riprendesse. Jeffrey dovette affrontare un lungo e doloroso processo di guarigione, sia fisico che emotivo. Dovette imparare a camminare di nuovo, a superare il lutto e a ricostruire la sua vita. Ma non era più lo stesso. La sua esperienza di premorte gli aveva dato una nuova prospettiva sulla vita, sul significato della morte e sull'esistenza di Dio. Jeffrey divenne una persona più spirituale, più grata e più altruista. Fondò un'organizzazione no profit chiamata The Find Your Light Foundation, che si occupa di aiutare le persone che hanno vissuto traumi o perdite. Scrisse anche un libro sulla sua esperienza, intitolato I New Day Arts. Partecipò anche a diverse interviste e conferenze, dove raccontò la sua storia e il suo messaggio di speranza e di amore. Questa è la storia di Jeffrey Olsen, un uomo che ha vissuto un'esperienza di premorte che gli ha salvato la vita e gli ha dato una nuova missione. Una storia che ci fa riflettere sul mistero della vita e della morte, e che ci invita a cercare la luce dentro di noi. Grazie per aver visto questo video. Se è piaciuto, lasciate un commento o una domanda qui sotto. Sarà un piacere rispondervi al più presto. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale YouTube per non perdere i prossimi contenuti. Un saluto e alla prossima, con ProContro!